Canale 2. Pubblicità. Lucky Store, nuova apertura a Marsala. Vieni a visitare i nostri nuovissimi locali con il nostro vastissimo assortimento di abbigliamento, calzature, illuminazione, elettronica, ferramenta, accessori per telefonini, giocattoli, accessori per animali, casalinghi. Lucky Store a Marsala, in contrada Cuore di Gesù 648B, dietro le poste. Da Lucky Store si unisce benissimo il binomio qualità-risparmio. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaletti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar. Officina all'avanguardia di nuove attrezzature. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da D&G Fish a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. D&G Fish di Renzo Catarinicchia, in corso Calatafimi 46 a Marsala. Info al 380 38 48 373. Riscopri i sapori di una volta con Panificio Genna, che dal 1986 delizia ogni giorno il tuo palato con pane fresco e fragrante cotto in forno a legna. Tante varietà di pane, panini, prodotti con farine pregiate 100% italiane, attentamente selezionate e lavorate. Un vasto assortimento di prodotti per la colazione, sia dolce che salata. Gli spuntini con panini e pizze, i pranzi veloci da asporto, ma anche nei nostri locali, biscotteria, gastronomia. Panificio Genna, un mondo di cose buone. In piazza Caprera 43 e in contrada Scacciaiazzo 59 a Marsala. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone, in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. Galaxy Costruzioni SRL di Andrea Pellegrino, soluzioni immobiliari per te. In vendita a Marsala, in contrada Terrenove, villette indipendenti da 130 metri quadri più terreno a partire da 185.000 euro. E in contrada di Gerbato, villetta di 75 metri quadri con 2005 di terreno a soli 95.000 euro. Galaxy è il tuo punto di riferimento per costruzioni, ristrutturazioni, lavori in resina, pavimentazioni, rifacimenti tetti, cappotti, tinteggiature, impianti elettrici ed idraulici. Galaxy Costruzioni costruisce il tuo avvenire, offrendoti un nuovo modo di vivere. In via Mario Gandolfo a Marsala. GEPA Distribuzione, vendita di bombola a gas e accessori, tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione a Marsala, in contrada Conca 340C.
telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. Un corretto e costante apporto di frutta e verdura è indice di vita sana. Per questo motivo è importante che frutta e verdura siano sempre fresche e di qualità, come tutti i prodotti che trovi da Sfrutta la Frutta. Un vasto assortimento di ortaggi, verdura e frutta, sempre fresche e di produzione propria, come le fragole. Prodotti selezionati come formaggio e ricotta locali, pane con lievito madre cotto in forno a legna, biscotti caserecci e pasta fresca, uova locali da galline allevate a terra, pesce surgelato, prelibatezze e piatti tipici come il couscous, vino e aceto locali. Sfrutta la Frutta, via Labiso Entra e incontrata Casabianca 95 a Marsala. www.canale2.com. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento di informazione quotidiana. Vi ricordo che come al solito potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo subito quindi con le notizie e parliamo subito di Covid con i casi che sono in calo in Sicilia. Sono 1.162 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 11.828 tamponi processati. Il tasso di positività è al 14,9%, in crescita rispetto al 14,6% di ieri. La Sicilia è al quarto posto per contagi, gli attuali positivi sono 79.255 con un decremento di 4.389 casi. I guariti sono 6.135 e 16 le vittime, che portano il totale dei decessi a 12.035. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 531, 26 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 32, 2 in più rispetto a ieri. Parliamo di cronaca, parliamo di Marsala, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane che stava tentando un furto in un esercizio commerciale. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala hanno arrestato per tentato furto aggravato un marsalese di 31 anni, sorpreso mentre avrebbe tentato un furto presso un'attività commerciale. I carabinieri, impegnati in un normale servizio notturno di perlustrazione nei pressi del centro storico intorno alle 4:30 del mattino, hanno notato il 31enne armeggiare vicino alla porta d'ingresso di un ristorante. Riconosciuto il soggetto, denunciato per il furto di un motopattino in un'altra attività commerciale pochi mesi fa, lo hanno bloccato notando che lo stesso aveva già forzato e aperto la grata in ferro a protezione e si accingeva tramite un coltellino a pinza a pappagallo ad aprire la porta che gli avrebbe permesso di accedere all'interno dell'attività. Tratto in arresto e sequestrati gli strumenti atti allo scasso, l'uomo è stato sottoposto all'udienza di convalida dove è stata applicata nei suoi confronti la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A Trapani invece sempre i carabinieri hanno arrestato un uomo per maltrattamenti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani hanno tratto in arresto un 24enne trapanese per le continue violazioni alla misura cautelare cui lo stesso si trovava ristretto. L'uomo, conosciuto ai carabinieri già in passato, lo avevano già deferito per lesioni personali aggravate, porto di armi e oggetti atti a offendere, era sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento con braccialetto anti-stalking dal giugno scorso per atti persecutori nei confronti della vicina di casa, che aveva denunciato continui atteggiamenti persecutori e minacciosi da parte dello stesso. L'uomo, a seguito dell'allarme segnalato dal dispositivo elettronico, è stato sorpreso dai carabinieri davanti all'abitazione della vittima in piena violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. È stato arrestato e sottoposto a giudizio direttissimo. Parliamo di pesca. Per l'ex sindaco di Pantelleria Martello, la crisi della pesca e delle marinerie siciliane è dovuta soprattutto al presidente della regione Musumeci, all'assessore Toni Scilla.
Con le loro promesse sbandierate, non mantenute, il presidente della regione Nello Musumeci e l'assessore all'agricoltura Tony Scilla stanno dando il colpo di grazia alle marinerie e ai pescatori siciliani, già in ginocchio per la crisi del comparto e per gli effetti del caro carburante, che in Sicilia sono più pesanti rispetto al resto d'Italia. Del contributo di 10 milioni di euro inserito nell'ultima finanziaria regionale, infatti, ancora non c'è traccia. Lo dice Totò Martello, capogruppo del PD al Consiglio Comunale di Lampedusa. Dusa e Linosa. E parliamo di Mazara, dove il comune ha pubblicato un avviso per mobilità di un dirigente amministrativo. Il comune di Mazara del Vallo ricerca un dirigente amministrativo contabile. Un avviso per la mobilità volontaria tra enti della pubblica amministrazione è stato emanato lo scorso 23 agosto ed è stato pubblicato nell'albo pretorio online comunale unitamente allo schema di domanda. Le istanze dovranno essere presentate via PEC entro le 23 del 25 settembre. Tra i requisiti richiesti, i titoli culturali, la laurea e di servizio previsti per la posizione, un rapporto di lavoro in essere a tempo pieno e indeterminato presso una pubblica amministrazione nell'area della dirigenza dei comparti enti locali o se in comparto diverso in qualifica e profilo professionale equivalenti. Una commissione giudicatrice valuterà le istanze pervenute assegnando ai titoli fino a un massimo di 70 punti e al colloquio fino a un massimo di 30 punti. Attualmente la dirigenza del comune di Mazara è composta da due dirigenti di ruolo e a tempo indeterminato: Maria Gabriella Marascia, settore affari generali, sociali e culturali e a interim settore staff servizi strategici, e Laura Serra, quarto settore servizi demografici, mentre sono attualmente due i dirigenti non di ruolo e a tempo determinato: Maurizio Falzone del terzo settore servizi alla città e alle imprese e Maria Stella Marino al primo settore gestione delle risorse, nonché a interim settore polizia municipale. Per le figure di dirigente tecnico e dirigente della PM a tempo pieno e indeterminato, i due relativi avvisi di mobilità volontaria pubblicati nei mesi scorsi sono già scaduti e in attesa della prosecuzione delle procedure. Nella nuova riorganizzazione dell'ente, che dovrebbe attuarsi in autunno e il cui atto di indirizzo è stato approvato dalla Giunta, la novità principale è rappresentata dalla costituzione di due nuovi settori: gestione delle entrate tributarie, attualmente accorpato al settore finanziario del personale, e settore ambiente e gestione del patrimonio, servizi cimiteriali, rifugio sanitario canile, le cui competenze sono attualmente ripartite tra il settore gestione delle risorse e il settore servizi alla città e alle imprese. Tra le novità che verranno attuate nei prossimi mesi, anche la costituzione di una cabina di regia per i fondi PNRR. A Campobello di Mazara invece tornano le strisce blu per i parcheggi. Il sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione rende noto che a partire dal lunedì prossimo anche Campobello entrerà nuovamente in vigore il servizio di sosta a pagamento nelle aree interessate dalle strisce blu. Le strisce blu, che hanno l'obiettivo di rendere più fruibile il centro urbano disciplinando il turnover delle auto e eliminando il fenomeno dei parcheggi selvaggi in particolare, saranno attivate in alcuni tratti più trafficati in alcune vie come via Garibaldi, piazza Garibaldi, via Selinunte, via Vittorio Emanuele II, via Cavour, via Roma, via Umberto I, via Marconi, via Crispi e via Vittorio Emanuele II. In tale strade, dunque, la sosta a pagamento sarà attiva a partire dal 29 agosto sino al 15 settembre solo nella fascia oraria 9:13, mentre dal 16 settembre in poi il servizio sarà in vigore in alcune giornate fasce orarie, da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. I ticket potranno essere acquistati presso gli ausiliari del traffico o nelle apposite colonnine che sono state collocate nelle zone di interesse. I biglietti per il parcheggio costano 60 centesimi per ogni ora e 40 centesimi per ogni mezz'ora. Sono previste agevolazioni per i soli residenti, che avranno la possibilità di stipulare abbonamenti annuali per un massimo di due autovetture a famiglia al costo di 50 euro primo abbonamento e 70 euro secondo abbonamento. In alternativa sarà possibile stipulare abbonamenti annuali e mensili al costo di 10 euro per vettura. Come sempre è prevista la sosta breve gratuita, che dà la possibilità di parcheggiare l'auto per un periodo di 10 minuti senza dover pagare l'apposito ticket. E parliamo sempre adesso di Mazara, dove sono al via praticamente i lavori di ristrutturazione del palazzo comunale di Piazza della Repubblica.
Verrà svolta nel portale Tutto Gare del Comune di Mazara la procedura telematica di affidamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo di Città di Piazza della Repubblica. L'importo indicato dei lavori da affidare ammonta a circa 840.000 euro grazie a un finanziamento dell'assessorato regionale alle infrastrutture. La gara d'appalto, con il criterio della proposta economicamente più vantaggiosa, è preceduta da una manifestazione di interesse e indagine di mercato già pubblicata nell'albo Pretorio Online e nello stesso portale Tutto Gare, la cui scadenza è fissata per le 18 di giovedì 8 settembre. Solo le imprese registrate nel portale Tutto Gare in possesso dei requisiti previsti dalla manifestazione di interesse, che avranno presentato istanza di partecipazione entro il termine fissato, verranno invitate alla successiva procedura di affidamento, che verrà pubblicata presumibilmente entro il mese di settembre. I lavori, per un tempo previsto di esecuzione di 180 giorni, riguarderanno in particolare la ridefinizione degli spazi interni da adibire a uffici e sale di rappresentanza, il rifacimento dei servizi igienici, il rifacimento dei tramezzi, degli intonaci interni, della pavimentazione, la collocazione degli infissi interni, il rifacimento degli impianti con previsione sia di fotovoltaico che di solare termico, la collocazione di un nuovo vano ascensore e la realizzazione nel terrazzo del secondo piano di uno spazio per briefing di lavoro. Il Palazzo Comunale di Piazza della Repubblica è stato già oggetto nel recente passato di lavori di restyling che hanno riguardato il rifacimento e rimodellato il prospetto e la collocazione di opere artistiche nella facciata. Con gli interventi di riqualificazione urbanistica ora programmati, quello che una volta era definito palazzaccio e che era sede del comune prima del trasferimento nel Palazzo dei Carmelitani di Via Carmine potrà essere pienamente fruibile. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, ma torneremo subito dopo con l'informazione. Canale 2 Pubblicità. Autocarrozzeria, soccorso stradale, car service. Grazie all'esperienza e all'alta capacità professionale dei propri collaboratori, l'autocarrozzeria Car Service è diventata uno dei punti di riferimento della provincia, offrendo ai propri clienti fiducia e disponibilità e dando loro la più alta qualità del servizio. A Petrosino, in via Ugo La Malfa 148A, Car Service. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post-estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Massala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80 oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Fai una pausa e scegli il tuo arredo da Raiti Arredamenti. Da noi potrai trovare la qualità delle cucine Mobilturi, impreziosite da una vasta gamma di colori, accessori e modelli di design. Camere da letto prodotte in Italia, camerette creative e funzionali, pareti attrezzate componibili, divani fatti dai nostri artigiani su misura per te e tanto altro ancora per la tua zona living. Che aspetti? Vieni a visitare il nostro showroom a Buseto Palizzolo e scopri tutte le proposte disponibili in pronta consegna. Seguici sui social e visita online Raiti Arredamenti. Veniamo allo sport. Successo per l'Open Day del calcio femminile Marsala.
Grande successo quello ottenuto lunedì scorso al primo dei due Open Day organizzati dal calcio femminile Marsala presso il campo Gaspare Umile di via Istria. Arrivati a sorpresa all'evento l'assessore allo sport Giacomo Tumbarello, il quale ha tenuto particolarmente a inaugurare un buon inizio di stagione calcistica anche a nome del sindaco Massimo Grillo, e la calciatrice dell'Under 15 dell'Inter, Francesca Palmeri, trovatasi in questi giorni proprio a soggiornare insieme alla famiglia Marsala e con la quale è stato possibile avere un piacevole confronto. Al termine dello stage, le impressioni della responsabile del settore giovanile, mister Donatella Montalbano, che ha così commentato: è stata una bella riapertura di stagione, soddisfatta soprattutto per la quasi totale presenza delle nostre ragazzine tesserate lo scorso anno, che nonostante il periodo di vacanza non si sono tirate indietro e sono state orgogliose di riprendere l'attività e di rimettersi di nuovo in gioco. Una buona giornata dunque ricca di sano sport, allegria e divertimento, colmata anche da un buon numero di new entry di bambine entusiaste di scoprire una nuova realtà come il calcio femminile, conosciuta purtroppo ancora da tanti, ma che noi amiamo e portiamo avanti con tanta passione. Infine si ricorda l'appuntamento di Open Day che si terrà il 29 di agosto, sempre presso il campo Gaspare Umile di via Istria alle 18:30, in cui verranno coinvolte le categorie di più piccole aspiranti calciatrici, in particolare quelle nate nel 2012 al 2018. Ed è tutto per oggi, vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete anche approfondimenti e dirette, naturalmente anche il nostro canale YouTube. Per oggi è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione e voi tutti, buonasera. Canale 2. Pubblicità. Lucky Store, nuova apertura a Marsala. Vieni a visitare i nostri nuovissimi locali con il nostro vastissimo assortimento di abbigliamento, calzature, illuminazione, elettronica, ferramenta, accessori per telefonini, giocattoli, accessori per animali, casalinghi. Lucky Store a Marsala, in contrada Cuore di Gesù 648B, dietro le poste. Da Lucky Store si unisce benissimo il binomio qualità-risparmio. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaletti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da D&G Fish a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. D&G Fish di Renzo Catarinicchia, in corso Calatafimi 46 a Marsala. Info al 380 38 48 373. Riscopri i sapori di una volta con Panificio Genna, che dal 1986 delizia ogni giorno il tuo palato con pane fresco e fragrante cotto in forno a legna. Tante varietà di pane, panini, prodotti con farine pregiate 100% italiane, attentamente selezionate e lavorate. Un vasto assortimento di prodotti per la colazione, sia dolce che salata. Gli spuntini con panini e pizze, i pranzi veloci da asporto, ma anche nei nostri locali, biscotteria, gastronomia.
Panificio Genna, un mondo di cose buone. In piazza Caprera 43 e in contrada Scacciaiazzo 59 a Marsala. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto, hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato che verrà valorizzato e rivenduto e compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette e ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto. Galaxy Costruzioni SRL di Andrea Pellegrino, soluzioni immobiliari per te. In vendita a Marsala, in contrada Terrenove, villette indipendenti da 130 metri quadri più terreno a partire da 185.000 euro. E in contrada di Gerbato, villetta di 75 metri quadri con 2.500 di terreno a soli 95.000 euro. Galaxy è il tuo punto di riferimento per costruzioni, ristrutturazioni, lavori in resina, pavimentazioni, rifacimenti tetti, cappotti, tinteggiature, impianti elettrici ed idraulici. Galaxy Costruzioni costruisce il tuo avvenire, offrendoti un nuovo modo di vivere. In via Mario Gandolfo a Marsala. GEPA Distribuzione, vendita di bombola a gas e accessori. Tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione a Marsala, in contrada Conca 340C. Telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. Un corretto e costante apporto di frutta e verdura è indice di vita sana. Per questo motivo è importante che frutta e verdura siano sempre fresche e di qualità, come tutti i prodotti che trovi da Sfrutta la Frutta. Un vasto assortimento di ortaggi, verdura e frutta, sempre fresche e di produzione propria, come le fragole. Prodotti selezionati come formaggio e ricotta locali, pane con lievito madre cotto in forno a legna, biscotti caserecci e pasta fresca, uova locali da galline allevate a terra, pesce surgelato, prelibatezze e piatti tipici come il couscous, vino e aceto locali. Sfrutta la Frutta, via Labiso Enza e in contrada Casabianca 95 a Marsala. www.canale2.it